ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a fare l'unboxing della Degustabox di giugno. Ovviamente per chi non conoscesse la Degustabox vado a spiegarvi di cosa si tratta. Si tratta di una box a sorpresa, precisamente questa che vedete, contenente prodotti alimentari di vario genere e di grandi marchi, quindi non sono sottomarchi. Queste box si ricevono una volta al mese, una volta che viene avviato l'abbonamento. Perché si tratta di un abbonamento. La prima box la potrete pagare con il codice invito che trovate in descrizione solamente 7,99€, prezzo scontatissimo. Tutti gli altri mesi invece li paghereste 15,99€. Tuttavia, l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, quindi potrete anche prendere la sola prima box a 7,99€ e disdire voi l'abbonamento, in modo da non ricevere altre box. Altrimenti potrete continuare a riceverle tutti i mesi a 15,99€ e bloccare l'abbonamento quando volete. Io ormai la porto da circa un anno sul canale, però vi dico la verità, non so se continuerò a portarla, perché comunque i video riguardanti la Degustabox non stanno avendo i risultati che speravo avessero. Sono visti da poca gente, speravo li vedesse molta più gente perché ci sono soldi che investo per portarle qui sul canale. Le porto già da quasi un anno e quindi non so se ne porterò altre. In ogni caso, per ora gustiamoci quella del mese di giugno. Dimenticavo poi di dirvi che ogni 2 utenti che riuscite a invitare, che vanno ad acquistare la Degustabox, voi otterrete una Degustabox in omaggio. Perché per ogni amico che acquista la Degustabox voi ottenete 50 punti ed ogni 100 punti vi spetta una box totalmente gratuita. Quindi ogni 2 amici. Andiamo a svelare questo contenuto. Come vedete, come sempre, la box è sigillata, la sto aprendo in questo momento insieme a voi. E andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. Andiamo a togliere il sigillo. Ecco fatto, tolgo i fogli che spoilerano il contenuto della box e vado ad estrarre il primo prodotto. Vediamo cosa ci inviano questo mese. Il primo prodotto è una confezione di Buondì Motta con il meno 30% di grassi rispetto alla media delle merendine, senza conservanti e coloranti. I Buondì mi piacciono come merendina, quindi sono approvati. In una confezione, quanti Buondì ci sono? 6 Buondì, quindi 6 merendine. Andiamo avanti con il secondo prodotto. Togliamo questi cuscinetti. Secondo prodotto è una bottiglia pesante. Ok, birrificio Angelo Poretti. Ai 4 luppoli, una birra da 66 cl, bella grande, non filtrata. La birra, come ormai saprete, non mi piace. Belgian Waffle. Questo dovrebbe essere un preparato per waffle. Sì, per 4 porzioni c'è scritto Belgian, quindi è del Belgio. No, qui dice 8 porzioni, non 4. Sul retro dice 4. Ah, sul retro dice gli ingredienti per 4 porzioni. Comunque il preparato è per 8 porzioni in totale. Credo che bisogna aggiungere al composto il latte e il burro e poi va messo tutto nella piastra per i waffle. Piastra che io non ho, quindi non so come andrò a farli. Però il preparato ce l'ho. Andiamo avanti con una lattina Martini l'aperitivo Fiero e Tonic, bevanda alcolica aromatizzata, quindi è una bevanda adatta per un aperitivo, dovrebbe essere fatta di Martini e tonica, comunque lo proverò. Un'altra bottiglia, oggi è la giornata delle bevande. Qui c'è un Estate Infusion Mix alla menta e lime.
L'estate mi piace, quindi è apprezzato. Mentre il lime non l'ho mai provato, lo assaggerò. Andiamo avanti con una bottiglietta che è uscita dalla scatola. Mazzetti aceto balsamico di Modena IGP. È davvero minuscola, 20 ml di prodotto. Aceto balsamico di Modena IGP, etichetta gialla, deve essere un aceto pregiato, visto che ne hanno messo così poco. Ah, c'è anche uno sconto del 30% per acquistare una confezione di aceto qui sul retro con il QR code. Va bene, lo proveremo, magari se mi piace così tanto lo comprerò. Ossa, questo è pesante. Gemma di mare, gli integrali, sale grigio dell'Atlantico, delle antiche saline dell'isola di Re. Ok, è una confezione di sale grosso, di colore grigio, non è bianco. È un sale grosso che mantiene l'umidità che possiede in origine alla fioritura. Grigio come la terra argillosa dei bacini salanti. Un vero tesoro custodito nei secoli dai salinai per regalarci un prodotto speciale. Dall'elevata sapidità, equilibrato al palato, prodotto gourmet c'è scritto, quindi dovrebbe essere un ottimo sale. Sarà anche costoso, poi vedremo i prezzi a fine video. Faccio una scatola. Pocket coffee. Ma non sono normali pocket coffee. Summer Edition. Espresso to go. Cioccolato fondente e caffè arabico. 3 pezzi. Vediamolo. Ah, che carino. Guardate un po'. È una confezione. Cioè, non una confezione. È un caffè praticamente. Tascabile da portare con sé in giro. Con una piccola cannuccia per poterlo bere. Caffè e cioccolato fondente. Questo può essere molto utile, soprattutto quando si viaggia o da portare al lavoro per prendere un caffè al volo. È una bella idea. Ne escono 3 all'interno, 3 caffè praticamente. Poi vedremo il prezzo e se ne vale la pena. Comunque l'idea è davvero bella. Restano 2 prodotti. Questo è uno, biscotti riso scotti, multicereali, sono come praticamente i gran cereale, non so se li avete mai assaggiati. Questi della Scotti non li ho mai assaggiati, li proverò. Ho assaggiato le gallette di riso scotti che sono davvero buone rispetto alle altre gallette, vedremo anche questi biscotti. Ultimo prodotto, ah no, ultimi 3 prodotti, però 2 sono uguali, eccoli qui, ma non so cosa sono. Legumi fatti a snack tostati, non fritti, quindi sono dei legumi tostati da mangiare come patatine, salatini. Questi sembrano ceci, infatti c'è scritto ceci e fave. I ceci mi piacciono molto, le fave non tanto, ma magari tostate mi piaceranno. Li proverò. Ultimo prodotto. Mentos Vitamins. Quindi sono delle caramelle con vitamine. Vitamine B6, C e B12. 50 confetti senza zucchero, quindi ottimi. Ok, la nostra box è completamente vuota, abbiamo estratto tutti i prodotti, andiamo adesso a vedere i prezzi dei vari prodotti. Qui c'è il foglietto con tutti i prezzi dei prodotti e andiamo a vedere. Quindi, i pocket coffee, 3 caffè portatili quindi praticamente, vengono 2,29€ prezzo consigliato al supermercato. Non proprio economici, alla fine sono 3 caffè con cioccolato. Però per un'emergenza, per un viaggio, sono una bella trovata. Magari a volte si troveranno anche in sconto, quindi sono da provare e vedremo. Magari di questa box farò
gli assaggi perché ci sono abbastanza snack e bevande da poter assaggiare. E poi forse è l'ultima che porterò, quindi faremo gli assaggi. Poi abbiamo il nostro Estatè, 0,99 centesimi a bottiglia, prezzo standard, diciamo. Le Mentos, ah, Mentos Gum, non sono caramelle, sono chewing gum e hanno un costo di 3,49 euro. 50 confetti, solitamente le altre marche vengono 2,60 euro, queste hanno anche le vitamine, ci può stare come costo. 3,50 euro, 50 confetti, va bene, dai, la passiamo. Poi la birra Angelo Poretti, 1,39 euro. E vabbè, è una birra piuttosto grande, ci può stare anche questa. Andiamo al nostro sale pregiato, infatti il costo non è economico, parliamo di 2,99 euro. Ma chissà se ha un sapore particolare. Quello nella scorsa Degusta Box, una confezione piccolissima, era davvero buono. Vedremo questo. Andiamo avanti con i riso scotti biscotti, 2,49 euro. 2 euro potevano bastare, però vabbè, sono fibra più fibra multicereale, va bene, premiamo la qualità. Martini, 2,99 euro, però essendo un cocktail in lattina ci sta. Viene 5 euro al bar un cocktail, almeno qui da me, non so da voi. 2,99 euro, vabbè, per uno sfizio così ci può stare. Poi abbiamo i legumi fatti a snack di ceci e fave, 0,99 a confezione. Riguardo l'aceto balsamico, qui mi riporta il prezzo di una bottiglia da 250 ml. Quindi non questa, questa è da soli 20 ml. Quella da 250 ml costa 5,90 euro, quindi è abbastanza costoso come aceto. 20 ml, fate un po' voi il calcolo del costo. Poi ci sono i Buondì 2,19 euro. E infine, ah, questo è un prodotto extra. A sorpresa c'è scritto valore medio di circa 2 euro, quindi viene sui 2 euro questo preparato di waffle. Può venire anche 1,50 euro, insomma, più o meno la media è di 2 euro. Ok, facendo un calcolo dei prodotti contenuti nella Degusta Box di questo mese, si ha un valore di circa 23,70 euro, quindi comunque il valore sempre superiore ai 20 euro. Infatti queste box ogni mese hanno un valore che supera questa soglia, quindi superiore ai 20 euro. Questo mese è di 23,70 euro, quindi in ogni caso che la paghiate 7,99 la prima box o 15,99 avrete comunque fatto un affare perché si risparmia. Poi ovvio che i prodotti arrivano a sorpresa, potrebbero non piacervi come anche piacervi, quindi lascio a voi la scelta se comprarlo o meno. Vi lascio comunque in descrizione il link d'invito per avere lo sconto per la prima box a 7,99. Bene, allora, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali come questo. Allora, per questo video è tutto, io vi saluto, alla prossima!